Buonasera da Riccardo Zarfati e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Portafoglio ETF. Operatività per mercoledì 9 luglio sulla base della chiusura giornaliera del nostro portafoglio ETF. Analisi mercati finanziari con indicatori Aikinashi, fatta naturalmente in collaborazione con Trendonline. Questi i sottostanti che monitoriamo ogni giorno, tre indici e tre materie prime, con 12 ETF in versione rialzista e in versione ribassista, fornendo quindi indicazioni operative giornaliere di breve o brevissimo periodo. Questi ticker utilizzati, ricordo sempre che nelle analisi grafiche che andremo tra poco a vedere, facciamo sempre riferimento a quelli più semplici, quindi quelli a leva 1. Bene, giornata naturalmente molto negativa, come probabilmente avrete già visto. L'Italia chiude con un negativo di meno 2,69% e di fatto va a chiudere quel gap che si era aperto nel periodo post elezioni europee. Non fa molto meglio la Germania, seppure con un calo più limitato, meno 1,35%. Intorno alle 7:30 della sera, lo Standard & Poor's, dopo aver fatto un'escursione intorno a 0,90 negativo, viaggia ora con meno 0,64%. Non ci sono stati rilevantissimi dati macro, se non da rilevare un ulteriore dato che riguarda la Germania, di nuovo negativo, come è accaduto abbastanza frequentemente nel recente passato: export Germania meno 1,1% rispetto alle attese di meno 0,3%. Certo, se la locomotiva tedesca, come viene generalmente chiamata, si mette a rallentare, questo sicuramente può essere abbastanza molto negativo anche per le economie più fragili della periferia europea, come è di fatto l'Italia. Chiaramente non c'è ancora da disperare, vedremo anche nelle analisi grafiche che stiamo ancora su importanti supporti di medio periodo, nessun livello fondamentale è stato ancora rotto, per cui vedremo se ci sarà comunque qualche nuova operatività che può essere implementata. Per chiudere con le chiusure, oro più 0,53%, naturalmente ne ha approfittato, petrolio piccolo rimbalzo 0,23%, mentre prosegue il natural gas nel suo profondo ribasso, aggiungendo oggi un altro 1,68% negativo. È sempre buon per noi che abbiamo su questo strumento la posizione ribassista. Andiamo quindi a vedere le nostre candele, iniziando dall'indice naturalmente italiano. Eccolo qua, FTS MIB. ETF MIB è l'ETF di riferimento. Naturalmente oggi tutti e tre i mercati hanno fornito dei segnali chiaramente fortemente ribassisti. Vedete qua questa candela rossa senza code. In generale siamo, come detto, in apertura su forti supporti, per cui il mio suggerimento a questi livelli è di rimanere ancora un po' in osservazione. Certo, vi dovessero essere ulteriori forti rotture di supporti, mi riferisco ad esempio a questi di area 20 e 50 per il nostro ETF, allora chiaramente la nostra view di breve periodo cambierà e a quel punto magari proveremo a cercare di vendere qualche rimbalzo. Ma nel frattempo, finché questo non è avvenuto, siamo ancora di fatto formalmente in un trend rialzista, per cui sarei più tentato di andare a cercare, continuare a cercare possibili segnali long, soprattutto in questo momento che siamo su importanti supporti e in questo momento che siamo, come vedete, con un RSI in deciso ipervenduto e su soglie che generalmente hanno accompagnato il ripristino dell'operatività rialzista. Per cui questo ragionamento vale ovviamente per l'Italia e vale anche per il DAX, lo vediamo subito. Vedete candela rossa, adesso è arrivata, e vedete candela rossa che si va a fermare sulla media mobile, ma comunque neanche troppo lontano da questo supporto ulteriore statico che abbiamo disegnato già da diverse giornate, che possiamo mettere in area poco sotto gli 87 euro per EXS1. Oggi l'ETF ha chiuso 87,45, per cui vale anche in questo caso la stessa logica che potremmo seguire per il mercato italiano. Qua c'è ancora un po' più di spazio per l'RSI, ma sappiamo che l'indice tedesco, quando si muove, è anche abbastanza volatile, per cui non mi sorprenderebbe anche una potenziale falsa rottura di questi supporti, come è già avvenuto, ad esempio, in questo caso, alcune settimane fa, agli inizi di marzo. Vedete qua nei grafici. Per cui anche sul DAX rimarrei in osservazione.
Discorso invece che possiamo fare, magari un po' diverso per l'S&P 500. L'S&P 500 è stato per il momento fino ad oggi l'indice decisamente più robusto di tutti e vedete disegna dopo diverso tempo una prima candela rossa senza code. Qua siamo su picchi storici, naturalmente sapete che l'S&P ha fatto diversi record storici nelle ultime giornate, nelle ultime settimane, per cui magari da questi livelli, pensando a un possibile riequilibrio della situazione, visto che nelle ultime giornate l'indice italiano ha perso qualcosa come il 7%, lo Standard & Poor's molto molto meno, parliamo di qualcosa intorno al 2% scarso, per cui non è escluso che possa riequilibrarsi un po' la situazione. Per cui da questi livelli, magari sull'indice americano, si può tentare uno short. Naturalmente andiamo a vedere non questo ETF, che è l'SPX, che ricordo segue a rialzo, ma naturalmente andiamo a vedere l'ETF shortista, se volete, l'XSPS o l'XT21 che opera a leva 2, che al limite per un'operazione di breve è anche consigliabile visto i movimenti meno ampi di questo indice rispetto all'indice italiano o all'indice tedesco. Vedete comunque che fa una candela verde senza code, per cui anche lo short dà diciamo, un segnale coerente rispetto all'indice. E conferma questa debole divergenza positiva dell'RSI che avevo già segnalato nelle precedenti puntate e che oggi forma una prima candela verde senza code. Quindi nuova operatività per sintetizzare XSPS o XT21 per chi desidera andare a leva sull'indice americano. Passiamo alle materie prime. Oggi questo piccolo rialzo dell'oro non ha modificato la situazione. Vedete, piccola candela verde senza oscillazioni. Noi siamo fuori, abbiamo preso, diciamo, il grosso di questa gamba di rialzo per il momento e direi di rimanere in osservazione. Natural gas, naturalmente lunga candela rossa, ma andiamo subito a vedere la nostra situazione. Eccolo qua, short natural gas SNGA. Vedete una lunga candela verde che va a rompere anche le resistenze di 163 che avevamo indicato ieri come potenziale area diciamo, di possibili nuovi segnali, invece è andato decisamente in rottura, nostra posizione più 8,8% che è decisamente buono in poche giornate. RSI che naturalmente è entrato in zona di comprato, però vediamo come si comporterà nelle prossime giornate. Se dovesse proseguire al rialzo, quale potenzialità perlomeno sulla carta, dopo questa rottura di resistenze, sono identificabili addirittura in area 180 o poco sotto, dove vedete c'è un primo livello di resistenza grafica. Comunque la situazione è molto positiva, vedete l'incrocio delle medie mobili, situazione decisamente al rialzo, naturalmente manteniamo questa posizione short sul natural gas. Per finire, crude oil, questa giornata abbastanza convulsa e difficile per chi opera sui mercati, naturalmente, qualunque siano le posizioni che uno ha in essere, chiaramente sono giornate che lasciano sempre aperti moltissimi dubbi, bisogna cercare comunque di essere, disciplinati, guardare i livelli chiave e cercare di capire che direzione prenderanno i trend. E chiaramente la cosa non è mai, è sempre facile a dirsi, ma molto complicata poi a farlo nella prova dei fatti. Qua sul petrolio non ci sono nuove variazioni, vedete una candela rossa con alcune code, il trend sembra rallentare questo ritracciamento, per cui non siamo lontani da possibili aree di supporto, siamo in osservazione, direi di mantenere questa neutralità. Bene, sommario quindi, manteniamo lo short sul natural gas e proviamo domani ad attivare una operatività ribassista sull'indice americano. XSPS o XT21 per chi desidera operare con leva 2. Ricordo naturalmente la possibilità di ricevere in abbonamento segnali operativi su molti più ETF che vengono inviati nel fine settimana, tutte le informazioni e gli approfondimenti su Trendonline all'interno dei servizi premium. I miei contatti e naturalmente per oggi è tutto, vi ringrazio ancora per l'attenzione e vi auguro una buonissima serata. A presto!